Intanto, se una persona è fredda e distaccata, c'è sempre una motivazione. Non è che le persone sono fredde e distaccate, a meno che non si tratti, salutiamo anche Sissi, a meno che non si tratti, salutiamo anche Crezi, a meno che non si tratti proprio di persone, diciamo, che hanno un'affettività, qualche problema, e allora in questo caso, diciamo, te ne rendi conto anche dalla comunicazione non verbale. Perché questo tipo di persone hanno una comunicazione non verbale totalmente chiusa, salutiamo anche Sonia. Ma soprattutto, diciamo, il problema qual è? Che le persone sono fredde e distaccate in risposta a un tuo comportamento. Questo devi tenerlo presente, in risposta a un tuo comportamento, perché non è che le persone comunicano in modo assoluto. Diciamo, comunicano in modo assoluto, come possiamo dire, in senso generale. Il problema è che molte donne si presentano, diciamo, quando incontrano un uomo, hanno delle grandi aspettative, hanno delle aspettative enormi. E il vero problema della delusione d'amore, il vero problema che fa scappare le persone, che fa scappare gli uomini in questo caso, sono proprio le aspettative di una donna, perché l'aspettativa è figlia del bisogno fondamentalmente, cioè se tu sei bisognosa non avrai chance, non avrai possibilità di far innamorare nessuna persona. Salutiamo anche Betty. Purtroppo questo è un punto fondamentale. Salutiamo anche Roxy. Allora, se il principe azzurro, diciamo, come dire, tarda ad arrivare, ci sono molte donne che iniziano a entrare in fibrillazione, oppure il principe azzurro è arrivato ma l'hai perso. Quindi ci sono due tipi, cioè quali sono le donne più bisognose che sono quelle, diciamo, intorno ai 35 anni? Quando sono zitelle e magari non hanno neanche figli, hanno proprio questa spinta. E poi sono quelle over 50 che invece, diciamo, hanno una vita sentimentale affettiva rovinata fondamentalmente, hanno vissuto esperienze disastrose e quindi cosa succede? Quindi entrano in uno stato e non riuscirò, pensano di aver perso l'ultimo treno fondamentalmente. Una volta c'era l'ultimo treno per Yuma e invece diciamo l'ultimo treno è quella della situazione. E quindi si vanno a prendere proprio gli uomini sbagliati, no? Perché ci sono degli uomini sbagliati che iniziano a trattarti proprio male fondamentalmente, no? Ma è il fatto che tu fai una scelta sbagliata all'inizio. Il problema è quello, fai una scelta sbagliata all'inizio. Una volta si diceva astenersi perdi tempo, e invece qual è il problema? Che tu, salutiamo anche Penny, il problema qual è? Che tu, se diciamo hai delle aspettative, sei bisognosa, vai a cercarti proprio e perdi tempo, fai la scelta sbagliata alle origini. E quindi passi la maggior parte del tuo tempo, diciamo, a circondarti di persone negative, a circondarti di persone che non ti danno quello che vuoi. Liberarti di queste persone negative è il primo punto affinché nella tua vita possano entrare persone positive, perché tu non puoi trasformare una persona, pensare che tu ti prendi quello e trasformarlo. Le tue energie dovrebbero essere preziose e tu invece dai la perla ai porci. L'amore, l'affetto, l'amicizia anche non si possono mendicare, non si possono mendicare, devono essere ottenute senza mendicarle, perché se tu chiedi sarai sempre e sempre perdente, non c'è un cazzo da fare. E quindi, e tu ti agganci proprio ai ladri di tempo, a quelli che ti Tra l'altro ci sono anche delle persone, già devi stare attenta al linguaggio che usano le persone, no? Ci sono quelli, io li mando a fanculo in seduta stante, capisci già dal linguaggio, lo capisci già dal linguaggio. Perché se uno ti dice, scusa,
ti posso rubare 5 minuti. Tu non mi puoi rubare un cazzo! E neanche 5 minuti mi puoi rubare. Ti rubo solo 5 minuti. No, i 5 minuti sono miei. Tu non mi, rubi una beata minchia. E questo è il punto fondamentale, no? Cioè, già capisci da come si preannunciano, no? 5 minuti per me sono importanti, non mi rubi un cazzo! E invece voi, altro che farvi rubare 5 minuti, vi fate rubare la vita. Voi vi fate rubare la vita con persone che non vi danno niente, con persone che non vi danno assolutamente niente. E vai a cercarteli tutti, no? Vai a cercarti tutte queste tipologie di persone che in realtà non ti potranno mai dare niente, in realtà non ti potranno vendere niente. Ricordo a tutti di abbonarsi a questo canale che sta partendo il seminario sulla PNL, programmazione neurolinguistica, quindi con l'abbonamento base potrai, se fai l'abbonamento base potrai seguire tutti i miei seminari, quindi suggerisco di fare l'abbonamento base. E ti ricordo che adesso postate un attimo il mio canale YouTube Cammino Iniziatico, perché alle 21 sul canale YouTube Roxy posto un attimino il link sul canale YouTube Cammino Iniziatico, alle 21 ci sarà una interessante premiere musicale, alle 21. Allora, quindi questo è un punto, fondamentale. Ti sei grattato, bravo. Allora, l'allieva che supera il maestro. Quindi questo è un punto fondamentale. Ti scegli tutte le persone di merda, non devi imparare a difenderti, ma per imparare a difenderti devi imparare a ignorare le persone che sono fredde, che sono distaccate. Tu ignorale subito, Devi semplicemente ignorarle subito. Ignorarle, perché in questo modo, cioè tu invece fai il contrario, io ti vedo, tu fai di tutto per piacere a tutti i costi, per piacere al Mario, e a Mario di te non gliene fotte assolutamente un cazzo, tu fai di tutto per piacergli, ma sarai, non sarai ripagata, quindi devi decidere, devi assolutamente concentrare le tue energie sulle persone che ti amano, sulle persone che ti desiderano. Ecco lì, iscrivetevi al canale Cammino Iniziatico. Sul canale Cammino Iniziatico ci sarà, diciamo, la live, la premiere questa sera alle ore 21. Quindi, questo devi tenerlo presente. E quindi ci sono queste due categorie di donne, no? Le quarantenni, 35enni, quarantenni e le cinquantenni, che sono le più frustrate in amore. Perché le ventenni non lo sono, le sessantenni, come la nostra Patrizia Perotti, oramai si sono messe il cuore in pace e hanno, diciamo, però questo è il concetto fondamentale. E io ti vedo, tu invece sei sempre lì con la bava alla bocca, no? Che cerchi sempre di dire, ma come potrò piacergli, cosa dovrò fare per essere migliore, cosa dovrò fare per ottenere dei risultati. Quando una persona è fredda e distaccata, ignorala, non prenderla in considerazione, non dargli valore, non dargli energie, considerala come un frigorifero rotto, considerala come una cosa inutile, perché le persone che sono fredde devi mettere in atto un comportamento ecospeculare, cioè un comportamento speculare. Perché se tu, ti metti a cercare di cambiare, a cercare di capire, ma adesso devo fare quello, con una captatio benevolenza, diventerai una persona bisognosa, diventerai donna bisognosa, donna lagnosa, e ti lamenterai, inizierai, andrai dalla tua amica, no? Che poi neanche la tua amica vorrà più vederti, perché romperai i coglioni anche alla tua amica, andrai lì, ogni volta gli racconterai le tue vicissitudini, no? Gli racconterai, ma ha fatto quello, doveva telefonarmi, non mi ha telefonato, ma aveva detto che, e invece mi invita sempre al parcheggio del cimitero, ma aveva promesso
questo, mi aveva promesso quello e poi non l'ha fatto. Ma io lo amo, ma io lo amo, ma io lo amerò per sé, io lo amerò per sempre lo amerò. E quindi tu continuerai in questo modo a prenderti delle vinculate della Madonna, che neanche Rocco Siffredi ti dà quelle vinculate. E però il problema è che tu devi imparare a non essere più bisognosa. Non essere più bisognosa. E ti troverai persone che saranno fredde, no? Che, quelli che hanno sempre l'aria incupita. Ti innamorerai di quelli che hanno sempre l'aria incupita, no? Quelli che gli sembra che portano tutto il peso del mondo sulle spalle. Non gli andrà mai bene niente di quello che farai. E tu devi togliertelo dai coglioni, uno così. Devi toglierlo, devi dargli indifferenza, rifiuto, abbandono. Quello devi dargli. E ovviamente la cosa migliore con questo tipo di persone è eliminarle dalla nostra vita, è allontanarle dalla nostra vita. Perché soltanto se tu le allontani dalla tua vita potrai sperare che possano tornare, potrai sperare che possano tornare cambiate. Perché se no saranno solo dei criticoni, i criticoni che emetteranno dei giudizi negativi su di te. E tu temerai anche il giudizio. Una cosa che non dobbiamo fare è temere il giudizio degli altri è lo sterco del diavolo. Il giudizio delle altre persone nei nostri confronti è lo sterco del diavolo. Tu non devi assolutamente, non devi assolutamente temere il giudizio degli altri, è lo sterco del diavolo. Questo è un altro punto fondamentale. Queste persone che ti criticheranno, queste persone che ti tratteranno, diciamo, con sufficienza, devi renderti conto che, ecco, queste persone qua devi proprio togliertele dalla tua vita, devi proprio togliertele dal tuo mondo. Anche le persone, diciamo, pettegole, no? Anche le persone pettegole sono sempre negative. Quindi è importante, no, che tu impari, perché poi non devi neanche fare la finta vittima, perché tanto ci sono anche persone che fanno le finte vittime fondamentalmente, e soprattutto c'è una categoria di persone che agganciano proprio le poveracce disperate come te, o i poveracci disperati come te, sono praticamente gli opportunisti e le opportuniste. Quindi tu cadrai vittima degli opportunisti, perché l'opportunista cosa fa? Ti cerca solo quando vuole svuotarsi i testicoli, quando ha le palline da tennis da svuotarti ti telefona, ma non è che ti telefona per dire facciamo una serata di musica e magia, ricchi premi e cotillon, no, facciamo una serata da parcheggio del cimitero, se va bene ti porta da Mohammed il kebabaro. E basta, ti cerca solo quando ha bisogno. E tu accorri alla velocità della luce e tu vai lì più veloce di Superman. Che neanche Superman è così veloce come te. Accorri alla velocità della luce, pronta, lo accogli a gambe aperte, alla velocità della luce, più veloce di Superman. E questo è un punto fondamentale. Beh, se uno, è interessante, se uno potrebbe dirti io non parlo perché gli sembra che io non ho voglia. E tu digli cosa sei, tu un veggente, cosa sei, mago Telma, digli, rispondigli. Se uno ti dice, io non parlo con te perché credo che tu non hai voglia, tu rispondi, e chi cazzo sei tu, il mago Telma, che mi leggi nella mente, che cazzo ne sai di quello che voglio io? Chiamalo mago Telma. Questo è un punto fondamentale. Che cazzo ne sai tu? Quindi dovete stare attenti. Quelli che fanno casa, io non ti telefono perché penso che tu non vuoi che io ti telefono. Che cazzo sei tu? Il mago Telma sei. Il divin Codino. No, quello era Roberto Baggio. Roberto Baggio era il divin Codino. Però il divino Telma. Chi sei tu? Il divino Telma. Dicono così perché ci sono dei coglioni che ci credono.
Dicono così perché ci sono dei coglioni che poi si fanno la domanda: ma perché vorrà dire questo? Perché ci sono sempre dei coglioni che si fanno, non è il tuo caso, però ci sono sempre dei coglioni che si fanno la domanda del perché questo vuol dire questo. Perché se voi notate, potete dire anche le cose più strane e c'è sempre qualche minchione che si dice: ma perché mi ha chiesto quello? Ma perché mi ha detto quest'altro? No? Uno dice le puttanate più... Salutiamo Trastullo, il divin Codino era Roberto Baggio, il divino Telma invece era un altro. E quindi dobbiamo sbarci... L'opportunista è una persona profondamente egoista, fa anche rima. L'opportunista è una persona profondamente egoista, ma egoista nell'eccezione più negativa del termine, no? Perché l'opportunista non esita a calpestare gli altri, non ha rispetto né del tuo tempo né dei tuoi sentimenti, quindi alla larga da queste persone, perché queste persone ci sottraggono solo energie negative, queste persone ci lasciano con la gradevole sensazione, ci lasciano con la gradevole sensazione di averci rovinato la vita. E queste persone ti usano. Ad esempio, ci sono persone che spariscono, no? Come la nebbia al sole. Ci sono persone che spariscono per mesi e mesi, ad esempio, e poi quando tornano tu sei pronta lì, a cosce aperte, ad accoglierle. Ci sono persone che spariscono per mesi interi, non si curano né di te né della tua vita, riappaiono magicamente, proprio come una magia, diciamo, paf, l'apparizione, appaiono come non apparirebbe neanche la Madonna, fondamentalmente. Neanche la Madonna appare come appaiono loro, no? Quando la Madonna di Medjugorje appare non si sa mai. Non è che tu vai a Medjugorje e sei sicuro di vedere la Madonna. Magari non la vedi. Non è che le apparizioni della Madonna sono programmate, no? La Madonna appare quando cazzo pare a lei, non quando pare a te. E il concetto di fondo è quello che quando tu vuoi, diciamo, come possiamo dire, tu hai a che fare con queste persone spariscono per mesi interi, non gliene frega un cazzo di te e della tua vita, e poi, quando meno te l'aspetti, come la Madonna, appaiono. Io sono sparita una per 11 anni, gli ho mandato un messaggio WhatsApp e si è riattivato. Esatto, beh, vedi, bravo. Perché poi non è tanto colpa, è colpa di quella cogliona lì, no? Se tu sparisci per 11 anni e poi le mandi un messaggio e quella dopo 11 anni, le mandi un messaggio dopo 11 anni, ciao, come sta? Ah, quanto tempo che non ti vedo, tutto bene, dai, vediamoci stasera. C'ho un posto in prima fila al parcheggio del cimitero. Ci sono quelli che spariscono per anni, poi ti mandano un messaggio, ti dicono: ah, ciao, come stai? Guarda, pensavo giusto a te, ho un posto questa sera in prima fila al parcheggio del cimitero. Prima fila al parcheggio del cimitero. E se tu ci vai, vabbè, voglio dire, che è più coglione? Quindi l'opportunista ha un po' queste caratteristiche, no? Tra l'altro l'opportunista, quando ha ricevuto quello che vuole, sparisce di nuovo come nebbia al sole. Cioè l'opportunista, quando si è svuotato le palline da tennis, non si fa più sentire, non appena si è svuotato le palline da tennis, sparisce. E questo non devi tenerlo presente. E quindi cosa devi fare? Devi mandarla a cagare, non devi prenderlo in considerazione. Quindi le persone che appaiono e scompaiono magicamente, tu devi fare una cosa interessante. Quando scompaiono non devi cercarli, e quando riappaiono devi mandarli a fanculo! Quando riappaiono devi mandarli a fanculo, e questo è quello che devi fare. Non c'è altra cosa, no? Quando scompaiono, silenzio di tomba. Quando riappaiono, deve essere il vaffanculo dei. Il vaffanculo dei deve manifestarsi nel pieno delle sue potenzialità. Questa è l'unica cosa.
Poi va bene, ci sono tanti altri tipi, no? Ci sono tanti altri tipi di persone. Ma ad esempio, le persone lamentose, no? Ma le persone lamentose è una cosa interessante. Ai lamentosi non va mai bene niente. Se fa caldo e non va bene. Se fa freddo e non va bene. Ma questo lo vedi anche nelle persone, no? Adesso viene l'inverno, fa freddo. E quelli si lamentano che fa freddo. Che cazzo vuoi? È inverno, fa freddo, è normale, fa freddo, è inverno. Quando è estate, ad agosto fa caldo, perché ad agosto fa caldo. Che cazzo ti lamenti? Al limite potresti lamentarti se adesso, diciamo, d'inverno ci fossero 35 gradi, come a Ferragosto, dici che cazzo è? È d'inverno, mi lamento perché mi aspetto il freddo. Ma è inverno, fa freddo, non ti lamentare, è inverno. E quando sei a Ferragosto, è Ferragosto, fa caldo. In primavera può fare caldo, può fare freddo, perché la primavera è un via di mezzo, così in autunno può far caldo e può far freddo. Se piove, piove, se non c'è il sole, non c'è il sole. È così, è la vita, è così. Lamentati se viene il terremoto, magari, ma non se fa freddo, se fa caldo. Invece sono quelli lamentosi, che non gli va bene niente, no? Questi qua sono spesso alimentati, animati da invidia, animati da gelosia. E rifiutano, no, di assumersi le responsabilità, no? Perché per loro c'è sempre qualcosa. E noi non dobbiamo, diciamo, cadere in questa trappola. Salutiamo Alessandra, non dobbiamo lamentarci. Tra l'altro ricordo due cose. Una, che vi suggerisco di fare l'abbonamento base, perché con l'abbonamento base potete seguire i miei seminari. Vi suggerisco di, se volete, fare una donazione al canale. Per dare un sostegno al canale, potete fare una donazione cliccando sul tastino col dollarino e potete fare una donazione. In più, vi ricordo che se volete, potete, diciamo, adesso Roxy, se c'è il coso, forse posta il link, o qualcun altro del mio canale, Cammino Iniziatico con Massimo Tramasco, perché c'è l'appuntamento delle 21 alle 21. Se non avete un invito al parcheggio del cimitero, se non siete al parcheggio del cimitero alle 21, fate, diciamo, seguitemi sul canale Cammino Iniziatico, che c'è un, come possiamo dire, una premiere musicale dove potrete chattare, conoscervi e ascoltare della buona musica. Alle 21 Prebalera, bravo, alle 21 Prebalera, potete anche guardare al parcheggio del cimitero, tanto quello lì che vi porta al parcheggio del cimitero in 5 minuti finisce. Poi ditegli: ma beh, già che siamo al parcheggio del cimitero, sentiamoci un po' di, ma almeno mette qualcosa, insomma. Quindi dobbiamo imparare a difenderci, dobbiamo imparare a difenderci da questa tipologia di persone, è molto importante. Poi, comunque, in ogni caso, per avere a che fare con queste persone, per far sì che queste persone siano attirate da te, le persone fredde e distaccate, ti suggerisco di liberarti dalle situazioni che ti portano via le tue energie. Perché oltre alle persone negative, ci sono diverse situazioni che ti portano via energie. Ci sono situazioni che ti sottraggono tempo, ci sono situazioni che ti rendono inquieta, insofferente. Per stare veramente bene, noi dobbiamo fare quello che ci piace. Se una cosa non ci piace, non fatela. Se una cosa non ci piace, non fatela. Al parcheggio del cimitero ci metti un'ora? Beh, un'ora perché vai a dissotterrare i morti in un'ora. In un'ora, perché secondo me in un'ora, oltre alla tombata, magari fai il becchino al parcheggio del cimitero, scavi anche una tomba e pianti la cosa, no? Un'ora a far che cosa? A trovare parcheggio, perché magari il parcheggio del cimitero è pieno, un'ora a trovare parcheggio, sta 45 minuti a trovare parcheggio. Il parcheggio del cimitero è pieno. Calcolo quella strada. Vai al parcheggio del cimitero di un'altra nazione. Vabbè, comunque, dobbiamo tenere presente di liberarci, no, dalle situazioni di energie. Fai le cose che ti piacciono, le cose che non ti piacciono, falle fare agli altri. Le cose che non ti piacciono, falle fare agli altri. Tu fai quelle che ti piacciono, fai le cose che ti fanno stare bene. Tra l'altro,
se una persona sparisce, ti suggerisco una cosa importante: non mantenere le promesse. Ecco, fai questo. Quando incontri una persona che non ti dà quello che vuoi, tu fagli delle promesse e poi non mantenerle. Questo lo manda in crisi. Quando una persona ti cerca, questo è anche interessante, quando una persona ti cerca, una volta ogni tanto, no? A babbo morto, quando una persona ti cerca a babbo morto, e tu cosa devi fare? Dici sì, sì, ci vediamo, poi gli mandi un messaggio un secondo prima e gli dici: no, guarda, mi ha chiamato Mario, non posso venire da te perché Mario ha la precedenza su tutti. Tu metti di subito un antagonista. No, non vengo con te perché mi ha cercato Mario e Mario ha la precedenza su tutti. E quindi gli metti subito un antagonista. Mario ha la precedenza su tutti. Oh, grande Penny. E questo è quello che dovete fare. Non mantenete le promesse. Siate bugiardi! Imparate a essere bugiardi. Dovete essere bugiardi. Con le persone fredde e distaccate non dovete dire non dovete dire nessuna verità, solo bugie, raccontate solo palle. È venuto Mario, è venuto Mario, raccontategli solo delle palle. Non importa che perderete credibilità, affanculo. Quindi, detto questo, bisogna imparare a rifiutarsi di accettare delle cose che non ci piacciono. Devi imparare a rifiutare. Devi imparare, diciamo, a dare nuova linfa, nuova vitalità alla tua vita. Questo è un punto fondamentale. Devi scegliere di stare bene. Devi evitare di vivere nel rancore. Vivere nel rancore è la cosa peggiore che tu puoi fare. Vivere costantemente, e ci sono tante persone che vivono costantemente nel rancore. Vivere costantemente nel rancore è veramente il canto del cigno della seduzione. Vivere costantemente nel rancore è veramente il canto del cigno della seduzione. Certo, uno può arrabbiarsi ogni tanto, ma poi dobbiamo scegliere di stare bene. È molto importante io questo, perché il nostro valore è intrinsecamente vero. Il nostro valore è intrinsecamente vero. Come possiamo scegliere di stare bene? Frequentando persone che ci danno benessere, frequentando persone che ci danno stima, frequentando persone che ci danno considerazione. E poi fondamentalmente dobbiamo anche liberarci dalle credenze limitanti. Le credenze limitanti sono cose, diciamo, eccessive, fondamentalmente. Poi le donne vengono sempre bersagliate, diciamo, dal fatto che, ecco, una cosa che bersagli dicono, ad esempio, quella è bella, cioè stupida. Non è vero che le belle sono stupide. Sono stupide pure le brutte, cioè... Non diamo, cioè uno dice le belle sono bella uguale stupida, no, anche le brutte sono stupide, non soltanto le belle. E quindi dobbiamo imparare a non accettare, diciamo, questi luoghi comuni, no, che sono negativi. Tu devi, per stare bene, non devi accettare il giudizio degli altri, non devi accettare, diciamo, che gli altri ti possano in qualche modo tartassare. Devi essere sempre gentile, devi imparare a goderti la vita, devi imparare a scegliere con cura le persone da frequentare, devi imparare a vivere delle relazioni belle, pulite, devi scartare le persone invidiose, e questo è un punto importante. E... D'altra parte... Diciamo che nel gioco della vita una donna potrebbe anche avere delle carte vincenti, però è ovvio che se tu inizi a farti delle autoprescrizioni negative, il vero problema è che ti fai delle autoprescrizioni negative. Cioè ci sono donne che dicono: ah, sono brutta, le mie cosce sono orrende, ho un sedere enorme,
sono un incapace, qua, là, e allora riuscirai a raggiungere pochi risultati. Invece devi cercare di cambiare e di migliorarti, devi cercare di cambiare e di valorizzarti. Vedrai che in questo modo, se farei questo, anche le persone fredde e distaccate inizieranno a valorizzarti, inizieranno a darti energie, inizieranno a darti valore, e questo è quello che ti meriti. Bene, detto questo, un saluto a tutti. Vi ricordo però, seminario, abbonamento base, potete seguirmi.